Quei 2 punti col Bologna, quei 2 punti col Bologna, qui ce li ho, quella partitaccia col Bologna. Bene ragazzi, bene, oggi bene, bene, sorrisoni, sorrisoni perché sono proprio contento, perché non mi aspettavo assolutamente questa partita. Io oggi non pensavo di vincere, quindi figuriamoci. Avevo ipotizzato un 1-1, mi aspettavo una Lazio che potesse partire forte, una Juventus che nel finale potesse andare a far male alla Lazio, e invece la Juventus ha vinto. La Juventus ha vinto, ha meritato, ha dimostrato. Io credo che, non lo so, se è un sogno non svegliato, adesso mi do un pizzicotto, però si sono aggiustate un po' tutte le cose che secondo me erano mancate alla Juventus in questi ultimi tempi. Parto anche con una provocazione. Dove la collocate nell'Allegri bis questa partita per livello di convinzione? Perché secondo me tra questa, quella della Lazio l'anno scorso in casa, quella con l'Inter dell'anno scorso, quella con lo Zenit, quella con la Sampdoria, sono queste, alla fine le partite più belle, siccome giocate dalla Juventus, più divertenti, più pimpanti, in cui veramente hai avuto la sensazione di avere una squadra vera dall'altra parte. Quindi bravi tutti, bravi i giocatori, bravo l'allenatore, bravi tutti veramente, perché la partita di oggi mi ha convinto, mi ha divertito. Per quello che vi dico, si sono incastrate tutte le cose, dallo stadio che era una bolgia, si sentiva proprio da casa, quindi figuriamoci chi è stato là. La Juve che prepara queste coreografie con le maglie nere in curva, le maglie bianche in tribuna, quindi anche il colpo d'occhio molto bello, le bandiere finalmente che sono tornate, l'ambiente che si è venuto a creare, la sensazione che sicuramente ha aiutato, ma c'è stata una grande preparazione prima della partita, gli attaccanti che vanno in gol. Se vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo, abbiamo regalato un gol. Questa è l'unica cosa negativa che riesco a trovare oggi e sono proprio contento, sono proprio felice. Ora ci guardiamo il derby da spettatori interessatissimi perché comunque una squadra perderà dei punti tra Milan e Inter. In questo momento la Juve ha fatto 3 punti alla prima con l'Udinese, 3 punti con l'Empoli, 3 punti oggi, 1 punto col Bologna, 10 punti in 4 partite, quei 2 punti col Bologna per non essere a punteggio pieno, e se nel derby pareggiano abbiamo Juve, Milan e Inter a 10 punti. Poi magari no, aspetta, non è vero, che conto ho fatto? Che conto ho fatto? Un attimo, perché poi mentre dici robe, no, sì, è vero, se poi pareggiano vanno a 10 punti. Quindi guardiamoci il derby da spettatori interessatissimi, perché il risultato del derby andrà a influire. Io vi dico, immagino che possa essere un pareggio, io mi aspetto un 2-2. Poi sapete che secondo me lo scudetto vince il Milan, ma l'Inter adesso mi sembra più squadra, quindi magari lo vince l'Inter. Partita alla tripla, sembra scontato dirlo, ma ecco, a proposito, se vi interessa il video post partita anche del derby, fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché nella mia testa c'è questa volontà qua. Ragazzi, quando si vincono queste partite, quando si giocano queste partite, quando si dimostra tanto, io faccio anche un po' fatica poi a fare i contenuti perché che cosa devi dire? Cioè, sei contento? Sono stati bravi. Finisce lì. Proviamo ad andare un po' nel dettaglio. Allegri contro Sarri è sempre quella partita lì, no? Una partita giocata sugli esterni, perché ad Allegri piace allargare il gioco per cercare di mettere in difficoltà Sarri, che invece è solitamente un allenatore che va a creare molta densità dentro il campo per aumentare i palleggi. Oggi la Juve ha mosso palla molto velocemente, questa è stata una cosa bella. La cosa bella, oltre al pressing, che quella è una cosa che avevamo già visto che l'evento voleva fare, è stata una questione di mentalità. Tanto palleggi più veloci, a fine primo tempo hai tenuto meno palla della Lazio, ma hai creato delle occasioni da gol molto importanti. Hai fatto 2 gol, sono stati 3 gol bellissimi della Juve, uno bellissimo della Lazio che comunque abbiamo purtroppo regalato, ma è stato molto molto bello. E il primo di Vlahovic è clamoroso, eh? Il primo di Vlahovic, signori, è da centravanti di altissimo livello. Cosa c'hai? Cosa piangi? Quello di Chiesa è stato un altro gran gol e anche il terzo gol di Vlahovic, tanta tanta roba, eh. Esterni cambiati rispetto alle prime partite, ancora una volta McKennie e Weah, io credo, anzi McKennie e Kostic, io credo che McKennie sia stato uno dei migliori in campo di oggi, mi è piaciuto tantissimo. McKennie e Gatti hanno annullato Zaccagni su quella corsia, sono riusciti a fare un lavoro impressionante in fase di non possesso, e quindi complimentoni a tutti e due. E McKennie ha fatto anche un cambio di gioco per il terzo gol di Vlahovic, signori, che non era mica facile, era più facile sbagliarlo, che far arrivare quella palla lì. Quindi
Quindi un McKennie che io non avrei dato un euro da esterno, e invece devo dirvi proprio la schietta verità, in queste prime partite ha dimostrato di poterci giocare a modo suo, perché ovviamente non è un esterno alla UEA, se vogliamo, che si è mangiato un gol, che ce l'ho ancora qua, che mi ha fatto arrabbiare, ma è un esterno che a modo suo, soprattutto in fase di contenimento, può dire su oggi 100 partite con la Juventus, traguardo importante. Io sono un po' severo con la gestione di McKennie, perché è un giocatore che è titolare a Napoli e 2 giorni dopo lo cedi con obbligo di riscatto e poi ti torna e poi sembrava fuori rosa, poi lo è invece titolare. Cioè proprio il livello della gestione di McKennie mi ha dato un po' fastidio, ma che il giocatore sia un giocatore interessante, secondo me è fuori discussione. Ricorderete anche prima, no, di Pirlo ero abbastanza convinto delle doti di McKennie. Non è un fenomeno, non sarà un fenomeno, è un giocatore che può adattarsi e che ha nel gioco aereo la sua miglior caratteristica. Se inizia a sgrezzare anche un pochettino il resto, può diventare un giocatore utile sicuramente nelle rotazioni. Io McKennie titolare per tutta la stagione faccio un po' fatica a vederlo. Bisogna lavorare un po' di più su Weah, perché secondo me ha delle qualità fisiche notevoli, di progressione interessanti, però è ancora un po' indietro dalla gestione del pallone, dalla fase difensiva. Qui si fa un po' fatica. E poi ragazzi, questi due, Chiesa e Vlahovic, che stanno inquadrando adesso, sono partiti non forti di più, perché Chiesa è già al terzo gol, Vlahovic, se non erro, al quarto, ha sbagliato un rigore, ne hanno annullati 1 chilo, perché ne hanno annullati 1000. È una Juve che fa gol con questi, fa un po' fatica a fare gol con gli altri, anche Rabiot se ne è mangiato un altro, ma se oggi la Juve chiude con 4-5 gol segnati non c'è mica niente da dire. E allora quello che vi voglio dire è questo, cioè io penso alla partita di Udine e fai 30-35 minuti fatti bene, poi il secondo tempo a Ramengo, secondo tempo non di livello e ti dà noia. La partita col Bologna, lo sappiamo, è stata una brutta partita in cui nel secondo tempo aumenti i giri del motore, ma molto caotica. Quella con l'Empoli, lì strameritavi di vincere, potevi farne 4-5 anche lì, però è stata una partita molto casuale. Nella partita di oggi invece io sono molto contento, perché ho visto tanta Juventus applicata a quello che doveva fare, e ha messo in mostra tutte le sue migliori caratteristiche, le sue migliori qualità. Una squadra che deve attaccare in avanti, una squadra che deve ripartire e farlo in velocità, una squadra che deve mantenere il possesso della palla anche quando poi è in vantaggio per far passare il tempo. Abbiamo concesso 2 o 3 occasioni alla Lazio che si potevano evitare, però ovviamente non stiamo parlando di una squadra perfetta, stiamo parlando di una squadra che sta crescendo. E allora quando vedo delle prestazioni come quella di Bologna, dei secondo tempo come quelli dell'Udinese e delle partite come quelle dell'Empoli, dove tu vinci perché sei più forte, ma non perché ci metti tanto di tuo, mi viene nervoso, perché io credo che questa Juve abbia delle grosse caratteristiche, delle grosse qualità. Ve lo dicevo nel primo video stagionale, prima di Udinese-Juventus, e cioè che questa squadra può fare veramente molto bene, ma deve seguire una squadra, una strada. Se non segue quella strada lì, diventa complicata poi essere così impattanti, perché questa Juve le cose le sa fare e le deve fare, perché riesce a raccogliere davvero il meglio da questi giocatori. Io me lo ricordo sentir dire che Vlahovic è scarso, non può essere attaccante della Juventus. Io credo che Vlahovic si sia, anzi si stia, non si sia, si stia, perché poi non devi sentirti arrivato, devi sempre lavorare per migliorarti, ma si stia togliendo le sue soddisfazioni, perché ha fatto un'estate mica facile sul mercato, sempre pronto a uscire. È meglio Lukaku, con Lukaku si vince i campionati, con Vlahovic no. Ecco, io credo che Vlahovic ti stia dimostrando di essere un giocatore importante. Oggi ha fatto 2 gol col destro. I 3 gol della Juve nascono dal mancino di Chiesa, che è destro, e da 2 destri di Vlahovic, che è mancino. Cioè, sono segnali belli, sono cose belle. Ora dobbiamo lavorare nel migliorare quelle situazioni lì che sappiamo, ma anche già il fatto che oggi la Juventus sia stata una squadra che non mollava mai al 96esimo, ragazzi, andava a pressare in avanti, ma queste cose sono meravigliose. E allora la domanda viene spontanea: perché non riusciamo a fare queste cose anche in altre partite? Certo, ci sono gli avversari, le caratteristiche degli avversari, ma la squadra avversaria oggi era una squadra forte, la Lazio. Poi, l'analisi della partita, secondo me, giusta è questa qua. La Juve ci ha messo tantissimo, tantissimo, ed è stata una partita in cui la Juventus ha dimostrato di essere una squadra con delle qualità e che può fare bene nel campionato italiano. E secondo me, se la Juve approccia le partite con questa storia, caro il mio entrare in Champions, caro i miei 4 posti, per lo scudetto si lotta al 101%. Però la Lazio oggi male, eh? Cioè, tanti giocatori della Lazio oggi fuori giri, e quindi dopo mi viene il dubbio, no? Il dubbio ce l'ho nella testa. Questa partita è stata la Juve, è stata la Lazio, perché la mia lettura è:
tantissima Juve, pochissima Lazio, il risultato finale è questa roba qui. Poi voglio sapere se la lettura è condivisa oppure no. Bravi tutti, davvero oggi, bravi tutti, tranne alcuni giocatori che poi andremo a valutare nel pagella di domani, perché ribadisco, regalare il gol non è mai una bella cosa, però si conclude la partita con un bel sorriso, bel relax, adesso ci passiamo una bella settimana ad osservare una classifica interessante, con un ricordo di una partita giocata bene, vinta, col pubblico allo stadio, con gli attaccanti gol. Oh, bello! Ma dove bisogna firmare per avere sempre dei weekend così e delle settimane con questo mood? Altro che Pogba e Bonucci e tutta questa roba qui. Una bella risposta alla settimana che abbiamo patito, eh? Bella risposta. Ah, concludo dicendo, poco possesso palla. Sì, è vero, ma le occasioni le abbiamo create noi. Quindi se la palla la lasciamo agli avversari e la gestiamo solo quando siamo in vantaggio, ma l'idea è quella di andare in avanti e di far male, io firmo, ma firmo proprio, ci faccio la firma. Luca Toselli. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo se volete il video del derby.